Salve, oggi andremo a fare un giro per la città di Rossano e quindi di queste segnalazioni che ci hanno segnalato faremo un puzzle di tutte queste porcherie. E, diciamo, queste sono cose che rientrano nell'ordinaria amministrazione, o meglio sono cose giornaliere che si dovrebbero fare, invece i cittadini dicono che praticamente non vengono fatte da molti ma molti giorni. Andiamo a vedere, grazie. Ecco, siamo in quelle piazzette panoramiche che hanno realizzato di recente, quelle piazzette che si trovano quando si sale per il centro storico. Ci hanno segnalato che questi sono lastre di Eternit. Praticamente sappiamo tutti che l'Eternit contiene amianto. Quindi una volta che queste lastre di Eternit sprigionano quelle fibre che contengono all'interno, è stato scientificamente provato che creano gravissimi tumori al polmone. Mamma mia che c'è che... Quindi praticamente segnaliamo già questa prima cosa, che già i cittadini sono rivolti evidentemente per vedere la bellezza di questa piazzetta panoramica, che effettivamente l'altro giorno un amico fotografo è venuto per fare delle foto, che c'è uno scorcio bellissimo, e effettivamente è una cosa bella da vedere la città di Rossano che ha realizzato praticamente queste piazzette panoramiche. Ma non è cosa bella che i fotografi o amatoriali o professionali giungono qui e trovano queste porcherie. Siamo nella città di Rossano, quindi ci rivolgiamo a chi di competenza, gentilmente, con estrema urgenza, di venire a bonificare questa catasta di Eternit. Siamo incontrati a Frasso. Ma quando è bello! I cittadini dicono che questa porcheria qui rotta c'è oltre un mese. Siamo in contrada Frasso, sarebbe il biglietto da visita, l'entrata della città di Rossano. Bene, ci troviamo tra contrada Sant'Irene e contrada Momena. Praticamente siamo all'altezza di questa rotatoria, stiamo parlando sempre della città di Rossano, non siamo a Napoli, eh? Quindi praticamente i cittadini di queste palazzine ci hanno segnalato che da quest'estate c'è di tutto in questa Eternit, Latine, sacchi di spazzatura, e praticamente queste bottiglie di vetro, c'è una cosa indescrivibile. Cioè, eppure praticamente noi ci troviamo vicino a contrada Momena. Praticamente questa strada porta al noto hotel elegantissimo che ha costruito un imprenditore. È possibile che tutta quest'estate hanno segnalato queste porcherie e praticamente nessuno ha inteso bonificare questa zona. Ripeto, i cittadini di questa palazzina ci hanno chiamati e hanno segnalato questa sporcizia davanti alla loro, diciamo, alle loro abitazioni. Beh, c'è di tutto, veramente c'è di tutto e di più. Materiale edile, c'è una discarica, praticamente una discarica a cielo aperto. Noi facciamo appello a qualcuno a che venga
bonificata al più presto. Io dico che ne saranno passate persone quest'estate da qui, quindi avranno visto questo, tutto questo. Sono dei grossi tubi in cemento catastati una sull'altro, non so a che cosa servivano. Diciamo, siamo sempre a Rossano Condrada Sandirene e dall'altro lato abbiamo Condrada Momena. Siamo a ridosso della strada statale 106. Qui abbiamo la rotatoria che porta in Condrada Sandirene, che porta all'Enel, porta alla centrale Enel di Rossano. Strada statale 106. Strada statale 106 Rossano. Siamo in Condrada Frasso. Questa strada porta a una nuova scuola, quindi in bella vista. Ma quanto su bel! Città di Rossano, provincia di Cosenza, Condrada Frasso. Questa strada porta a una nuova scuola e qui sono stati parcheggiati questi grossi pneumatici. Città di Rossano. Ecco la nuova scuola che dicevamo. Città di Rossano, secondo circolo, scuola elementare Condrada Frasso. Lunedì è prevista l'apertura e per regalo troviamo un po' di arredamenti. Ripeto, questa è quella strada che avevamo visto prima dei pneumatici e quindi qua abbiamo parcheggiato un po' di attrezzatura e arredamenti domestici e questa è la scuola che lunedì i bambini dovrebbero entrare. Allora, qualche cittadino ci dice che sempre davanti a questa scuola, siamo in Condrada Frasso, qualche genitore dicevano che sono state buttate delle lattine d'olio di ristorante e quindi praticamente quest'olio è caduto, quindi adesso praticamente l'asfalto è diventato molto scivoloso, quindi se gentilmente possiamo anche adoperarci a che riusciamo a lavare, a togliere queste macchie di benedetto olio che questa merda di questo ristoratore è venuto a buttare questo olio proprio davanti a questa scuola, ci farebbe cosa gradita perché evitiamo di qualche incidente per qualche bambino. Ci troviamo davanti alla chiesa di Santa Teresa di Gesù Bambino in Rossano Scalo. Ci hanno telefonato per segnalare che ci sono da parecchi giorni delle porcherie proprio davanti alla chiesa, come potete vedere. Altro materiale. Po che c'è che. Siamo davanti alla chiesa di Santa Teresa di Gesù Bambino, sempre il Rossano Scalo. Qui gli operai del comune hanno fatto il taglio degli alberi, hanno buttato i rami qui, evidentemente forse si devono seccare per portarli via. Gesù Cristo, aiutami tu! Ci troviamo davanti alla parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino.
e praticamente ci hanno segnalato che i marciapiedi che costeggiano la chiesa, non lo so di chi è la competenza, persone anziane la sera, praticamente spesso e volentieri incespicano in questi marciapiedi. Ripeto, questi sono i marciapiedi che costeggiano la chiesa, come si può ben vedere, purtroppo versano in condizioni pietose, probabilmente le piante, le radici stanno facendo il loro corso, quindi immaginate voi la sera persone anziane che devono passeggiare, attraversare su questo marciapiede per andare a sentire la Santa Messa, quindi vedete, diventa impresa impossibile, o meglio rischiosissima, vedete, rischiosissima per i nostri anziani, e quindi spesso capita che ci cadono su queste cose. Quindi ci hanno segnalato di anche quest'altra cosa, ripeto, ecco, proprio si sono formate una sorta di gradini, quindi l'anziana o l'anziano che deve passare da questo marciapiede la sera, ripeto, anche la zona abbastanza praticamente buia, lascio a voi le considerazioni. Ecco, ci troviamo in via Cicerone Rossano Scalo. Via Cicerone Rossano Scalo, provincia di Cosenza. Sempre in via Cicerone Rossano Scalo, Cosenza, una via centralissima di Rossano Scalo, ci hanno telefonato per segnalare che da qualche mese c'è questo bel regalo visibile dai balconi di questi cittadini. Quindi Rossano Scalo, via Cicerone. C'è un bellissimo supermercato, c'è una bellissima via, ci sono attività commerciali, quindi siamo al centro di Rossano Scalo, parliamo sempre di Rossano Scalo, città di Rossano, la città della liquirizia e del codex. Proprio così è. Siamo un intorrente che costeggia le carceri di Rossano, sempre nei pressi della parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino. Ci hanno segnalato che una ditta che ha fatto dei lavori vicino sempre alla chiesa abbia buttato qui questi pezzi di plastica di guaina. Oltre che in questo torrente ci sono, non vi posso dire, cattivo odore. Qualche ambientalista ci ha segnalato che adesso che cominciano a venire le piogge, tutta questa porcheria, o meglio i liquami, i liquidi, compreso questa materia che è pericolosa, queste praticamente vanno a confluire tutte nel nostro mare di Rossano. Eppure proprio a 2 metri c'è un bellissimo cartello che c'è scritto: divieto di discarica, i trasgressori saranno puniti a norma dell'articolo 10-51 del decreto. Questo non lo so leggere, il numero 22 del 5-2-1997, che io mi ricordo, amici cari, non sono a conoscenza che mai i vigili urbani hanno fatto una contravvenzione o hanno beccato un solo trasgressore e l'hanno multato, e si è uscito in prima pagina sui giornali, perché se così fosse, io penso che o i cittadini o una ditta in questione che avrebbe buttato questa cosa qui, ci penserebbe 2 volte. Eccoci, siamo davanti alla chiesa San Paolo, Rossano Scalo. Allora, questo è quello che ci hanno segnalato stamattina. Se volete un televisore usato a disposizione, approfittate adesso che ci sono gli scondi nella città di Rossano. Città di Rossano,
Siamo nei pressi della chiesa San Paolo. Amici cari, siamo quasi al termine di questa trasmissione odierna. Siamo in via Amerigo Vespucci. Ci hanno segnalato che i cittadini di questo palazzo hanno lamentato che in questo palo dell'illuminazione, spero che l'ho detto bene, altrimenti qualcuno mi prende in giro poi a casa, manca la plafoniera. Hanno risposto che al comune di Rossano non ci sono i soldi. Era maronna, ma rischiai signi un peccio. Allora, siamo in via Michele Bianchi in Rossano Scalo. Questo è l'ultimo servizio che facciamo per quanto riguarda questi contenitori, perché vogliamo sempre cambiare. Davanti sembra tutto che vada bene, invece dietro, cucù, la sorpresa. Vedi? Quindi sembra che davanti andava bene, invece dietro c'è di tutto e di più. Attenti che possiamo anche cadere su questa porcheria. Dobbiamo interrompere questa trasmissione di oggi in quanto sono state troppe le segnalazioni. Abbiamo paura di praticamente annoiare chi guarda, quindi le nostre trasmissioni dovrebbero durare intorno a 10 minuti. Questa trasmissione ho paura che dirà qualche minuto in più. Miau! C'era anche il gattino. Sempre via Michele Bianchi. Sembra la città della liquirizia. A me mi verrebbe dire qualche altra cosa. La città della... non posso dirlo. Ditelo voi, amici. Siamo in via Ioele, Rossano Scalo. Alberi secchi. Un bel pezzo di coinventato. C'è manco un inventario, se qualcuno ha fame ci sono anche dei panini, busta da spazzatura da tutte le parti. È vero, qualcuno qui ci dice che la notte sono i cani randagi che vanno a estrapolare praticamente i sacchi della spazzatura da dentro il contenitore, ma dico, non sono solo i cani, c'è anche qualche incivile che ha buttato qualcosa diverso da quello che può essere il cane. Qui vediamo che oggi non è stata presa, forse non è passato proprio. E questi cittadini di questo bel rione, siamo in via Francesco Ioele, ancora sterpaglia dappertutto. Praticamente lamentano che questi cani randagi, e per questo stiamo già attrezzando per un futuro servizio anche sui cani randagi. Quindi per adesso facciamo vedere delle immagini che veramente ci hanno fermato proprio con la macchina mentre che eravamo. No, comincia a piacermi questa cosa, solo che, ripeto, non fatemi fare sempre queste cose di spazzatura, perché non è bello vedere la città di Rossano ridotta in questo stato. Qualcuno dice che le cose vanno bene, ma noi in questo non vogliamo mettere lingua. Cari amici, vi salutiamo in via Francesco Ioele di Rossano Scalo. Non abbiamo toccato proprio assolutamente le contrade, abbiamo fatto qualcosa più importante nelle vie più centrali, non abbiamo fatto le vie periferiche. Alla prossima, ciao!